Lo sapevo che eri tu. Maledetta. Sembra che ho staccato la testa a un panda. Hai staccato la testa a un panda? È vero, questo è vero. Sei una merda. Me che vuoi? Volevo parlare di panda. Ancora, hai rotto il ca... Panda. Volevo parlare del disagio del panda. In realtà c'ho io una domanda per te, tu che sei dietista. Sono quasi dietista. Io c'ho una domanda esistenziale. Vai. No? Ma se sto qua mangia soltanto verdura, come cazzo fa a essere così grasso? Tra l'altro verdura scondita. Verdura scondita? Manco a dire che ci mette l'olio. Cioè, com'è? Neanche il pane ci mangia. Manco il pane mangia, poi i carboidrati non ne mangia. Com'è? Ha una dieta vegana, senza glutine, senza zucchero, senza lattosio, eppure è grasso. Mi sono dimenticato di far vedere che io ho la maglia più bella del mondo. No, io ho la maglia più bella del mondo. La mia è molto più bella. No, la mia è più bella. Di le tue cazzate. Ma in realtà il problema è che... Il problema è che mica lo so se questo povero Cristo è grasso. Non lo sai se è grasso? Zan, zan, zan. In che senso? Non sappiamo se il panda sia grasso. Allora, partiamo dal principio. Per essere grasso, un panda, un animale, inclusi i sapiens, devono mangiare più energia di quello che gli serve. Ok? E qui siamo d'accordo. Ok. Prendiamo il panda che si muove pochissimo. Si muove tipo tra il 35 e il 49% del tempo, a seconda che sia allo stato brado o in cattività. Quindi si muove poco e si muove anche lentamente. Adesso il tempo mangia, caga e dorme, si sa. Si può dire caga? Certo, così, ho detto cazzo di versione. Quindi ok, potresti dire, va bene, è vero che mangia il bambù, che ha un valore nutrizionale pari a una caccola. No, il fatto è che il bambù, per esempio, tipo i panda lo mangiano, questo tu lo sai, penso, estraggono solo il 20-30%. Sì, lo raccontava, anche di meno in realtà, perché il problema è che loro hanno un tratto intestinale che è di un predatore, di un carnivoro. Esatto. Precisamente. Quindi praticamente sono, questo lo raccontavo nel primo video sui panda, ha praticamente uno stomaco, cioè, o meglio il tratto gastrointestinale intero, che è fatto appositamente per digerire proteine. Esatto. Della carne. Esatto. E, cioè, e non solo. Tra l'altro negli erbivori, cioè per digerire la cellulosa è un lavoraccio. Certo. Per questo le vacche ad esempio hanno quattro stomaci, perché in ognuno deve avvenire una fermentazione diversa. Sono dei batteri che sono dentro lo stomaco della vacca che permettono di fare la fermentazione, per permettere quindi di digerire e trarre nutrimento, principalmente glucosio, dalle piante. Se tu non ce li hai questi batteri perché eri un carnivoro. Esatto, questo è il problema. Praticamente il panda è un carnivoro dentro e un erbivoro fuori, mettiamola così. Cioè ha sviluppato tutta una serie di tratti morfologici che sono tipici dell'erbivoro. Quanto ho studiato. No, sembra, sai, è croccante fuori. Lui è. Che cos'era croccante fuori? Boh, aspetta. Dipende. C'è anche morbido fuori, croccante dentro, dipende. Era un gelato? Quello che vuoi. No, ma c'era una pubblicità. Il mio cuore è croccante. Ma che cazzo? Fuori. Croccantissimo, dentro morbidissimo. Stavo dicendo una cosa seria. Invece dentro gli enzimi digestivi, il microbiota intestinale, il tratto gastrointestinale, per la maggior parte, anche se ci sono degli adattamenti, sono quelli di un carnivoro. Eh sì. Il panda mangia una cosa che non è stata pensata per lui e ne trae pochissima energia, per quello che deve mangiare tantissimo. Pensa che un carnivoro, rispetto a quello che mangia, mi sembra che riesca a trarre sino al 90% di energia, quindi pochissimo scarto. Il panda massimo sul 30%, quindi proprio una puzzetta. C'è fibra alimentare che noi riusciamo in qualche modo ad utilizzare, seppur non prettamente a scopo energetico, però tipo la cellulosa no. E il bambù è fatto prevalentemente di lignina, cellulosa ed emicellulosa. Il panda non... Come tutta la biomassa. Ma se posso fare una piccola parentesi, io nel video che ho fatto uscire adesso ho cercato di raccontare le cose il più velocemente possibile per non annoiare. C'era tutto un discorso fighissimo che veniva fatto in uno studio recente riguardo al panda, riguardo agli orsi in generale, sul come loro abbiano sviluppato ad esempio delle gravidanze molto ridotte nel tempo, proprio per via del negli orsi, per via del fatto che loro vanno in letargo.
perché se ovviamente la gravidanza avesse combaciato con il periodo di letargo, quello che succedeva era che durante il periodo di letargo tu non puoi mangiare, vivi delle tue riserve di grasso, quindi devi dare parte delle tue riserve al piccolo che sta crescendo, e inevitabilmente potrebbe succedere che se questo si verifica nel periodo diciamo più distenti, diciamo, una parte delle proteine verrebbe presa. Stiamo facendo un casino. È acqua, credo. Ah, è acqua. Mi sembra una pistola. Ok. Ci stanno in panda, sono sparano. Dai, sono i poteri forti del panda. Comunque sì, avrebbero dovuto utilizzare una parte delle proteine, quindi quelle dei muscoli. E quindi sarebbe stato un bel problema fisico per l'orsi in genere. Quindi gli orsi tutti hanno sviluppato delle gravidanze che sono molto ridotte nel tempo proprio per questo. Quindi in genere il piccolo nasce, che è ancora tanto piccolo per essere un piccolo. Solo che hanno visto che nonostante questo gli orsi riescono a far nascere questi piccoli perfettamente formati se fai un confronto con gli altri mammiferi. Cioè il cranio è perfettamente formato. Nel caso del panda no, e il panda non va manco in letargo. Allora gli scienziati hanno fatto: ma sto qua, porco cane, che cazzo, non va in letargo. E il piccolo nasce ancora più sottosviluppato rispetto agli altri. Come cacchio è possibile? Undercooked. In pratica si è scoperto, in generale si è visto che la gravidanza in teoria dovrebbe durare tra i 3 mesi e i 6 mesi, però in pratica dura notevolmente di meno, tantissimo di meno, perché in realtà l'ovulo fecondato non inizia direttamente a crescere e a svilupparsi nel piccolo, ma tra virgolette galleggia nell'utero materno fin quando non si fissa per via dell'acquisizione da parte della madre di alcuni elementi durante la dieta. Quindi stai in stand by, esatto. La gravidanza dura notevolmente di meno. Gli scienziati pensano che sia dovuto al fatto che proprio dato che lui non ha la femmina di panda non ha abbastanza riserve di grasso, comunque energie in generale, evidentemente dal punto di vista evolutivo ha preferito finire di far sviluppare il feto esternamente piuttosto che internamente, perché era meno dispendioso per lei. Magari perché se avesse avuto problemi l'avrebbe abbandonato e avrebbe continuato semplicemente a campare lei. E tu mi dici che lui non... Allora, ok, lui assorbe pochissimo. Tecnicamente, quindi abbiamo detto, non dovrebbe essere grasso. Però a me sembra grasso sto panda. Ecco, il problema è che ci sono altre cose che avvengono nel panda. Tanto perché il panda sicuramente si muove poco. Il panda ha anche un bassissimo livello, una bassissima percentuale di ormoni tiroidei in circolazione. Ok. Molto più bassa di altri mammiferi simili a lui. Per esempio, pare che addirittura la percentuale sia più bassa di quella che ha un orso nero quando è in letargo. Ok. Ed è una situazione probabilmente dovuta a una mutazione genetica, mutazione di un gene. È sempre una situazione... per scopi evolutivi, quindi. Cioè, ha mutato il genere, ha avuto un vantaggio e quindi l'hanno tenuto così. Esatto, non... cioè, siccome assume poca energia, deve anche cercare di usarne il meno possibile, quindi va un po' a risparmio energetico. È una situazione simile a quella che noi abbiamo però con tipo l'ipotiroidismo. Evidentemente era un vantaggio, almeno all'epoca in cui è stato selezionato questo tratto. Se lui non riusciva ad accedere alla preda, perché c'aveva troppa competizione di predatori, e il bambù stava là e non se lo mangiava nessuno, il primo scemo che ha detto chissà perché il primo scemo che di panda che ha detto bah, io mo me lo mangio, perché aveva perso questo gusto per l'umami, che era il gusto che ti fa apprezzare la carne, mentre gli altri morivano di fame cercando di prendere le prede, o casomai avevano comunque delle difficoltà notevoli, questo qua era bello in salute, mangiava tutto il giorno, assorbiva pochissimo, però di fatto mangiava tutto il giorno e quindi forse era più in salute in un'epoca di carestia. O è anche possibile che è stato un periodo storico in cui tutte le prede siano state uccise da un cambiamento climatico, che il panda si sia dovuto spostare da una zona in cui cacciava in una zona in cui non c'erano prede. Tutte queste ragioni possono aver contribuito, non si sa bene, capito? Però una cosa è certa: se mangia sta roba è perché è stato un vantaggio evolutivo, e a me sta cosa non va giù. Un altro dei tratti da carnivoro che ha tenuto il panda è, come tutti i carnivori, anche se poi cambia da carnivoro a carnivoro in base alla preda che loro preferiscono, hanno un dispendio energetico e un metabolismo più basso rispetto a quello degli erbivori. Quindi già tutti i carnivori comunque
Eh beh, sì, hanno un metabolismo più basso, quindi usano meno energia, meno calorie. Tu hai un discreto dispendio energetico quando, per esempio, gli erbivori ce l'hanno cercando di digerire le fibre. Un'altra cosa che il panda ha, che gli permette di usare meno energia, è che ha degli organi, alcuni dei suoi organi sono molto piccoli, tipo il cervello, il fegato e i reni. Quindi niente battute facili. No, assolutamente no. Devo dipingere una parete grande, ci vuole il pennello grande. E quindi più tu hai un organo grande, più usa energia. Tutti gli organi sono piccoli comunque. E quelli panda, proprio tutti. Sì. Tutti. Morale della favola, il panda assorbe poca energia, ma ne usa anche poca. Quindi sì. ti verrebbe da dire, forse quella che assorbe è comunque di più rispetto a quella che usa, perché ha un metabolismo basale basso per via di questi ormoni tiroidei, è un carnivoro, è scemo. No, sì. C'ha gli organi piccoli, si muove poco, quindi sì. Paradossalmente ho letto delle stime stranissime che abbia un metabolismo basale tra 1200 e 1700 calorie, okay. Che è più o meno pari a quello del branipo. Ci si aspettava che fosse tipo il doppio. E beh, come minimo, cioè il bradipo sta, il bradipo è proprio là. Cioè il bradipo fa qualcosa tipo, cioè, è stato elaborato tutto come animale per non disperdere energia per niente. Manco stare appeso gli costa energia. Però uno potrebbe dire, va bene, allora tu assorbi 5. Ok. Però bruci 4. Che è pochissimo, però per qualche enigmatica ragione, ho letto da qualche parte che c'erano proprio le parole aberrante ed enigmatico riferiti all'evoluzione del panda. Ok, vabbè, quindi non sono io, lo vedete, cioè non è colpa mia. Si dice. Vabbè. Quindi potrebbe essere che paradossalmente però assume comunque più energia di quella che gli serve. Eh beh, se ne consumo si può. Però... Cioè non è certo. Ok, bisogna capire sto gli aspetto. Gli studi sono pochi. Secondo me lo prendono schiaffi la notte. Lui, capito, traumatizzato e assorbe meno energia. Una cosa che molti di quelli che mi hanno scritto sotto il video mi hanno chiesto, che in effetti era una domanda a cui non sapevo rispondere, è se sto qua mangia soltanto bambù. Il bambù, avevo detto, essere principalmente fibre. E tutto il resto da dove lo prende? Se non sa digerire le fibre? In realtà non è così semplice, nel senso che il panda pare che paradossalmente segua le proteine. Ok. Ci sono, a seconda della parte del bambù che uno mangia, perché uno può anche non mangiare il fusto, può mangiare le foglie, può mangiare i germogli. Principalmente lui mangia germogli di bambù, o perlomeno quelli allo stato brado mangiano principalmente. I germogli sono ricchi, passami il termine, di proteine. Ok. Hanno moltissime proteine, moltissime in relazione ovviamente al tipo di cibo che sono. Se li metti a fianco a una bistecca non sono ricchi di proteine, sì, però sì. Pur essendo un alimento di origine vegetale, e mangiano quasi 22 kg al giorno, cioè voglio dire, qualcosa riesce a a sto punto. E loro le seguono, cioè okay. Tipo a seconda della stagione loro sono più alla base o più sopra la montagna, sì. In base a dove si trovano i germogli loro vagano. Non è solo per le proteine, è anche per tutta una serie di concentrazioni di azoto, fosforo, calcio. Sì, è che è quella cosa che dicevo io. Ci sono dei periodi in cui loro assumono dei nutrienti e dei periodi in cui ne assumono altri. Però devono scegliere, sostanza, non posso mai avere tutto l'alimentazione vabbè, bilanciata. L'alimentazione bilanciata per il panda no. Non assumono soltanto fibra alimentare, che sarebbe veramente inutile. Assumono anche una piccola parte di proteine, un minimo di carboidrati, di grassi, insomma, nella dieta. Poi alla fine, con il fatto che comunque hanno questo sistema digerente dei carnivori, loro in maniera opportunistica potrebbero mangiare altre cose. Si è visto che alcune, soprattutto le panda gravide, possono, se viene offerto, se lo trovano, anche consumare della carne. Anche la carne. La frutta, ho visto che la danno molto spesso alle femmine gravide. Ed era una delle cose che raccontavo, perché c'era un altro panda di uno zoo in Cina che si era accorta di queste cose e faceva finta di essere incinta per farsi dare il cibo migliore. Ha fatto bene. Quindi sì, può darsi che comunque loro assumano comunque più energia di quello che gli serva. Però in realtà c'è un'altra teoria che a me stuzzica molto la fantasia. Me l'ha suggerita la Giada. La Giada. Ci sono una serie di erbivori
in cui il panda si è intrufolato senza essere voluto, però ormai boh, è un misto tra carnivoro e erbivoro. Sì, ci sono comunque una serie di erbivori che a seconda di quello che mangiano e di come lo digeriscono o non lo digeriscono, hanno la possibilità di estendere tantissimo il tratto digerente, okay. Quindi stomaco e intestini. Ci è venuto il dubbio che il panda in realtà sia un finto grasso, che sia magro però con la pancia, la cosiddetta pancia da birra, che però non c'entra niente in questo caso, che abbia un tratto digerente gonfio proprio per via di questa dieta che in teoria non gli compete, cioè questo non è un cibo che a lui dovrebbe interessare. Ma lo sai cosa, questa cosa perché non, cioè non può essere, però c'è anche un sacco di falle. Perché per essere gonfio significa che si è prodotto gas. E il gas lo produci dalla fermentazione della pianta, del bambù. Ma se questo qua non sa fermentarlo perché non sa digerirlo, non ci sono gas della fermentazione. Però è pur vero che lui mangia 22 kg di bambù al giorno, caga 100 volte, però comunque il bambù da qualche parte deve andare. Esatto, io credo che non sia tanto una questione di fermentazione quanto di volume. Proprio il volume, lui ha tutto sto volume di piante. Anche se però il tratto gastrointestinale è brevissimo, è tipico del carnivoro, quindi in teoria lui non mi ricordo di quanto va. È un centinaio di volte al giorno. Quindi in teoria non dovrebbe avere cagando il tempo delle di... palle così di tra l'altro mi sembra che caghi tra le 10 e le 15 kg al giorno, lo sai. È assurdo che non... cioè ti giuro, io ho cercato tantissimo, ma non riesco a trovare qualcuno che abbia calcolato la massa grassa del panda. Perché io a quello volevo fallo arrivare. Tu. No, ma come faccio? Non ce l'ho un panda, come faccio a calcolare la massa te grassa? Te lo procuro io. Calcoliamo la massa grassa di Temu. Potremmo calcolare tanto secondo la massa me di... è più o meno la stessa cosa. Ma lui è grasso, lo sappiamo che è grasso, tanto grasso. Cioè, non possiamo neanche prendere un essere umano con delle caratteristiche che a colpo d'occhio ci possono sembrare simili. Tipo amici miei che sembrano dei panda, che hai voglia di dargli proprio gli schiaffi in faccia, ce li hai. Però non ci servono. Possiamo dargli comunque degli schiaffi. Quello è comunque minimo. Il metabolismo in realtà, io per esempio ho cominciato a intrigarmi a questa cosa del panda, perché avrei voluto fare un parallelismo col metabolismo umano. Cioè tutta questa cosa è nata, la gente si chiederà perché cosa sta parla di panda, perché io in realtà volevo arrivare agli umani. In realtà non ha senso. Ha senso perché se tu ci pensi, tralasciando un attimo il panda, ma andando agli altri orsi, subiscono delle variazioni di peso notevoli, perché rispetto a quando immagazzinano, poi vanno in letargo, dimagriscono, poi di nuovo immagazzinano, cioè loro subiscono delle fluttuazioni importanti di peso, no? E anche di massa grassa e massa muscolare. Per loro non è uno svantaggio. Per loro è un vantaggio evolutivo, no? Quindi loro non hanno tutta quella serie di problemi che invece abbiamo noi quando abbiamo le stesse fluttuazioni. A noi fare subire questo percorso, diciamo, di accumulo e degradazione delle riserve, poi di nuovo accumulo, porta tutta una serie di rischi, ok? Vabbè, siamo animali diversi. Siamo animali molto ovvio, diversi. E quindi non sappiamo se il panda sia veramente grasso. Sì, secondo ma io adesso mi sta venendo la pippa, perché mi immagino un panda che ha, diciamo, evacuato tutto e sia super magro così, capito? Però poi ti ricordi quell'immagine che hai usato anche tu? Quella del panda depilato. Esatto. È drammatica perché... Visto lo spessore della pelliccia? Quello serve per esempio per non far uscire troppo calore. Sì, quello è per termoregolazione. Però la cosa che mi ha sconvolto è che già tu lo sai che lui ha delle gambe molto piccole. Già il corpo, già è tutto sformato, perché c'ha tipo il corpo gigantesco, le braccia lunghissime, le gambine che sono così, sembra un cartone animato. Poi quando li depili è ancora più terrificante, perché sembrano le gambe di un pollo, un vecchio, messe su un panda, non c'è sacca niente. Facevano tempo fa dei pupazzi dove tu prendevi tipo la testa di uno, il corpo è di uno, vero. Però non sappiamo se sia grasso o gonfio o grosso, non sappiamo se mangi più di quello che gli serve. Non sappiamo niente. Sono disperato. E vabbè. Però io mi sentirei di azzardare questa ipotesi. Per quanto stravaganti, i panda non possono non sottostare alle leggi della termodinamica a cui sottostiamo tutti. Certo. Quindi le cose sono due: o mangiano paradossalmente comunque più di quello che sfruttano e quindi hanno accumulato grasso, oppure non sono grassi. Oppure
sono così tanto bravi a tenersi le energie, nel senso che non fanno proprio una mazza. Che hanno accumulato massa grassa. Però un po' di movimento lo fanno, non so, non so. Quando sono piccoli perlomeno sì. Bella domanda, facciamoci uno studio. Prendiamo prendiamo dei panda come test. Tanto ce ne cadono dal cielo, sì, ce dai. Ne sono talmente tanti, ce ne daranno un paio. Sì, dai, abbiamo una maschera, quindi possiamo iniziare con quello. Prendiamo dei panda, li teniamo d'occhio. Questo video non va a da nessuna parte, non abbiamo risolto. Ed è con questa confusione che vi lasciamo. Non abbiamo risolto, io volevo risolvere delle Che vuoi risolvere? Cose. Stiamo parlando di panda. Volevo rispondere a delle domande. Il panda è più domande che risposte, è più problemi che soluzioni. questa è la chiusura. Comunque una cosa è certa, attenzione che sta arrivando un predatore. Attenzione che sta arrivando un predatore. No, ti prego, non lì. No, non lì. Okay. Aspetta, vieni qui predatore. Ci abbiamo il predatore. Pesto d'esordio. Predatore, non predare me. Non predare me. Non vuoi stare, vaffanculo.